Ed eccoci qui, bentrovati cari videospettatori in questa nuova diretta su Twitch. Un saluto anche a chi sta seguendo questo video su YouTube e invito loro, come sempre, a seguirci anche sul canale Twitch perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 21, ragazzi. Quindi seguiteci, seguiteci, seguiteci. E ora continuiamo. Ossianorn. Ossianorn, che qua siamo qui a cincischiare in giro per la mappa. E i drilling secchi. Allora, noi da qua veniamo. Ok, siamo andati qua. Perfetto. Poi da qui siamo andati qua dentro. No. Ma perché siamo così indietro? Ah no, perché avevamo finito. Eravamo andati qua sotto. Qua avevamo visto tutto praticamente, giusto? Domani vado a prendermi il gelato, mannaggia mi ha fatto venire la voglia. C'è ancora tempo per riflettere da qua domani. Mannaggia me. Ok. Boom. Stronzo. Stronzo due volte. Ecco il cuore. Se ne va a palapiede, numeri, numeri. Vediamo qua sopra che cosa c'era. C'è un salvataggio però qua. Ecco. Prendiamo tutto, spacchiamo tutto. Ah, questo ci alza questo, ok. Mi sa che pure qua abbiamo fatto. Giusto? Sì, perché qua c'erano le frecce. Aia! Aia! Cioè, non l'ha colpito. Ma sul serio? Non lo so, in realtà con le statue e i cubi siamo andati avanti e mi ha fatto andare avanti, quindi boh. Ah, qua dovevamo trovare la chiave, vero? Qua per andare avanti. C'è bisogno della grande chiave. C'è bisogno della grande chiave. Almeno abbiamo controllato che non ci siamo dimenticati niente per il momento. Pensandoci, ma qua non è che mi fa buttare sotto. Giù? Giù? No? Ok. Dobbiamo tornare indietro e trovare la grande chiave. Mi domando e dico, ma sta grande chiave dove cavolo sta? C'è un posto anche da quest'altro lato. Quanti dici? Fu un momento drammatico, bla 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 bla. Ok. Niente di utile. Dove scappi? Qua c'eravamo venuti?
Sì, perché c'era sto topo incastrato. L'isola dei morti. Ah, siamo tornati indietro. Ok, siamo riusciti fuori, questa è. Ci dà il fastidio tu. Qua usciamo. Ma vaffanculo, va. Qua c'era un baule e basta. Quindi diciamo che il problema è questo, diciamo. Perché io dovrei andare dall'altro lato, ma non credo che qua si apra, perché io vedo che c'è una scala, quindi dovremmo prendere quella scala. Eccola lì la chiave. È quella la chiave. Come ci arriviamo quindi dall'altro lato? Come ci arriviamo da questo lato? C'è un'altra scala anche qui. Allora, vabbè, prendiamo le bombe. Buttiamole qua giù. Non ci arrivo. Non ci arrivo. Non ci arrivo. Vediamo così. Oh! Niente, dobbiamo trovare un altro accesso a queste grotte. Mi sembra strano pure che queste statue stanno qui e boh. No, qua è dove già siamo passati. Qua è dove già siamo passati. Giù ci siamo pure andati in realtà. Ma sono lucido a questo, vedi? Ci romperà le scatole fino alla fine. Qua mi fa andare comunque sull'erba. Dove sei? Dai però. Non mi puoi bruciare così. Puoi bruciare così. No. Niente. Lì in basso se butti una bomba dici che apri un varco. Lì in basso dove? All'acqua.
qui. Qui dove? Un po' più indietro. Qua. Questa stessa cosa. O dove? Sono le tombe. Guarda verso il passo, c'è un muro con un segno, ma qua dici? Non credo che sia. Qua addirittura la sabbia manco c'è a fondo, quindi figurati. Sospettavo. Qua sotto ce l'avevamo andati, vero? Queste cose che volano. A me è l'unico che mi viene sta tomba. Che a vedere che non gli ho ficcato bene la bomba dentro. Non mi caga il. No. Ma perché l'ha buttata io? Importante è che abbiamo testato. Che non c'è nada. Sì, per regola abbiamo visto tutto ovunque, per regola. Ma c'è qualche passaggio nascosto che non ho notato. O dovremmo aver visto tutto. Ci arriviamo pure alla casa perché voglio tornare indietro. Ma addirittura questi ci hanno seguito. Però qua che diceva? C'era un muro rotto, diceva. Ah, una bomba, tre morti. Ho bloccato l'ingresso per la tomba del cavaliere, ma durante la notte ci sono stati parecchi scheletri in giro. Faccia attenzione. Ma la tomba del cavaliere non era dentro la casa? Vabbè, giriamola prima per bene.
qua siamo al porto, perfetto. Qua da dove siamo arrivati. Vediamo solo qui in mezzo se c'è qualcosa, ma dubito. Infatti, siamo di nuovo qui. Quindi da questo lato. Fanculo, yes e boom. E non posso andare nessuna parte. Qua intorno non c'era niente che ci interessa. E quindi andiamo di nuovo qua dentro. Focheggia. Cioè, guarda, questi c'erano tutte queste lapidi già pronte all'occorrenza. All'occorrenza. Andiamo qui, scendiamo giù. La tomba del cavaliere. La tomba del cavaliere, siamo tornati indietro perché ci serviva comunque. Ah. Noi siamo da quest'altro lato. Noi qua ci siamo andati. E qua ci siamo bloccati perché? Perché non c'è niente da fare. O mi sbaglio? Aspetta, solo per prendere sto baule, sto coso. Prendere il baule. Ah, ma qua c'è un muro, forse si rompe. No, è impossibile, si rompe questo muro. Scusa, ma perché loro ci dà sta chiave? Cioè, anche se apriamo, che cazzo ce ne frega? Noi qua già ci siamo venuti. O no? Qua c'è una cassa, c'è il baule. Ci vuole comunque la chiave. No, no, mi dice che non ho la chiave. Stesso. Cosa ci siamo persi? Non ho ancora capito cosa. Ma prima o poi uscirà fuori. Ma scusa, ma che è sta roba? Perché sulla minimappa vedo sta roba? È la casa? Sì, credo di sì. Vediamo, sì, infatti è la casa. Visto che qua. Visto che qua. È tutto pezzottato, proviamo a vedere che succede. Ehi, addirittura c'erano tre bombe. Una non la possiamo prendere. Vabbè.
butta roba qua sopra. Sulla destra cosa? Sulla minimappa in basso non c'è niente. Qua dentro. Sulla destra cosa c'è? Qua non posso andare da nessuna parte. Non c'è niente, né sulla minimappa né graficamente. E lì dove? Non capisco. Lì cosa? Fammi capire. Ma non fa niente. Il legno ogni tanto ci stanno. Cioè non cambia niente anche se lo butto giù. Intanto stanno solo per rottura di scatole. Pure qua c'è tutto legno, non fa niente. Nada, 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 nada. Non so che ci manca. L'unica cosa che mi viene in mente è dove stanno quelle statue, ma. Ma qua che roba è? Ah, questo è per salire qua solo. Ma non abbiamo indicazioni su quelle statue. Vabbè, cambiamo isola. Si vede quanto stiamo qua. Congratulazioni ragazzi, ce l'hai fatto. Non è ancora finita perché ora devi affrontare l'Oceanhorn. Prima di partire, vabbè, cioè, stessa cosa dell'altra volta. Misura dei morti 85%. Quindi abbiamo fatto quasi tutto. Vabbè, ci manca solo quello. Banco di sabbia, antica fortezza, scogli del naufrago 100%. Icarella 62%, isola flottante, barriera corallina. Boh, non ci siamo andati alla barriera corallina. Mi sembra strano. Sì, e poi l'isola natia. E voglio andare però prima a questa isola. Passa cosa così. No, non ci eravamo venuti. Zona, ancora un altro ce n'è. Ragazzo sta. Eccolo là. Ok, non c'è nient'altro praticamente. Praticamente
Dovremmo trovare chi li voleva, non mi ricordo più dove sta. Lo so, in una di prime isole, non ne ho la più pallida idea quale. Isola Natia, andiamo. Dai, che non esplodono, vaffanculo. Qui sotto le isole dei mani sperduti. Quindi non l'abbiamo visto. Ormai non ci sono più parole, ma solo dolore. Mary, io e il ragazzo abbiamo trascorso una notte su quest'isola. Eravamo stanchi dopo la tempesta, ma felici di aver trovato una grotta in cui riposare. È uscita solo per un attimo ed è allora che è giunto. Non riuscivo a stare in piedi perché l'intera isola tremava per il peso dell'Oceanor. Ho sentito solo un grido e quel terribile corno da guerra. È svanita nel nulla. Era scomparsa. Quel mostro stava cercando me ed io mi nascondevo. Ah, quindi è colpa tua che nostra madre è morta. Prendi le tue colpe, le tue responsabilità. No, quello che ho cominciato no, sicuro al 100%. È terribile amare ciò che la morte può raggiungere. Infatti, sì, comuni mortali di un... cioè, non lo so, non lo so. Ancora. Cazzo si fa? Fanno un agguato il barba papà. C'è dentro una casa. Una casa. Una casa. Questo è il mio punto per nuotare. Vi ho dato l'accesso ai Krabi Bara.
500 cristalli. Hai ottenuto un nuovo livello di avventuriero. Sei un cavaliere di Arcadia ora. Quando la salute è al massimo, la sciabola di corallo scaglia 7 di luce. Inoltre, i tuoi oggetti sono stati ripristinati. Non c'è aumentato però lo spazio. Che roba è? Che roba è? Come risalgo ora? Non posso scendere più da questo. Potenza, che potenza. Quindi questi cosi li posso uccidere così. Ok, non fanno il danno che fa con la spada, però. Ma qua ci devo provare, faccio, non ci provo. Dietro. Ecco fatto. Non si può edere, non si può edere. Andiamo qua sul molo di qua, se ci danno qualcosa, non c'è un cazzo. Qua da dove veniamo? La pesca pure ci ho pensato, però vediamo prima nella casa. Vediamo qua dietro che cosa c'è. Ma quanti ce ne servivano di sti cosi? 2 di 3. Quindi ce ne sta un altro sicuro. Ok, qua abbiamo fatto il giro intorno, che non ce ne frega altamente. E vediamo dentro che cosa c'è. Iniziamo a scassare la roba, perché un baule. È un soldatino. Qualcuno potrebbe comprarlo per 20 monete. Pensavo che fosse qualcosa di super figo. E basta, questa non posso fare nient'altro. Posso fare nient'altro se non scassare tutta la roba. Ok. Mi bombardo, amici amici. Mi bombardo proprio. Mi bombardo. Pure le piante, pure le piante. Allora, voglio andare a pescare qua sopra però. Vedo un posto super figo. Eccolo che non salta. Ecco. Vai amico Frizzi, vai! 28 pollici, ma cioè, li distruggiamo, ora li distruggiamo. Un pesce minimo di 30 pollici, minimo. Cioè non esce niente, cioè, ma manco il pesce arriva. Eccolo. Pesce super grosso. Infatti non gli do. Ecco. Non scendeva manco un po' la forza. Guarda dove vai, vieni di qua. Vieni di qua. Cioè, si è ricaricato tutto di nuovo. È impossibile questo da prendere.
possibile. Ce la farà il nostro eroe? Ce la farà? Cazzo. Ma ti tiri dall'altro lato? Che stronzo. Ma esce una sogliola di 5 pollici. A stento 5 pollici. Altro che 50. Andiamo là, andiamo piccolo. No, è scappato! Ma come? A parte che era piccolissimo comunque. Cioè, sto da 3 ore è scappato! Ma stiamo scherzando! Ma poi così all'improvviso non è uscito nemmeno dall'inquadratura. Vabbè. Questo mi sembra abbastanza grande. Non fa forza. Dai però, mamma mia. Io in pratica devo andare dal lato opposto di come sta andando lui. Quando vado dal lato opposto diventa arancione e quindi la forza del pesce diminuisce, come se si stancasse, ok? Però il discorso è quando vanno invece nel lato in cui io ho la corda. Eccolo. 20 pollici. Quanto era il massimo? 28 a noi era. Manco il record abbiamo fatto. E ci siamo state mezz'ora. Cioè. Ma qua dobbiamo trovare quei pesci tipo giganti, perché non ci passa nessuno qua.
Quando va nella direzione in cui sto andando io, ora se gira a destra, per esempio, diventa verde e aumenta la sua forza. Sì, l'ho preso direttamente. Dato un secondo. Vabbè, direi che basta pure. Che cazzo fa con un nemico gettandolo in acqua? Mi ha dato l'achievement. Così a caso. Ecco, sono morto pure io perché sei idiota. Mi sono messo a guardare di qua. Però l'importante è aver fatto un achievement. Ma quindi noi abbiamo finito pure di girare a sto posto. Aia, non volevo correre. Ma quindi, ah, perché è vero, quando non sono al massimo. Quando non sono al massimo non lancia niente, ok. Scusa, se ne sono andati, non c'è nulla lì. Che cazzo devo fare? Oh, questo mi sa che si è buggato. Comunque sono andati a 83%, comunque siamo arrivati, eh. Comunque vuol dire che ci sono altre isole, visto che non ci dà con l'archivamento. Vediamo se ora si... No, si è buggato. Cioè non posso entrare dentro la sta grotta. Si è rotto il gioco. Si è rotto il gioco, cambiamo isola. Ah, perché noi forse le rovine di Arcadia ancora non l'abbiamo visto, ciò cioè non ci do quell'achievement fatto.
No, li abbiamo visti tutti. Cioè, manca solo, come si chiama? Quello là dove dobbiamo andare. Le rovine di Arcadia, là. Però mi sa che era qua, l'isola delle bombe, dove c'era sto tizio che vendeva la roba. Cioè, che voleva le gemme russe. Quindi andiamoci a vedere un attimo. Se lo becchiamo. Devi colpirmi. Ora lanciamo le sfere poche. Sì che si ragiona. Non mi sbaglio, era là sotto che doveva andare. E il bombarolo va controcorrente. Non era qua. 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 Però non è che dove cado giù. Non sono convinto che sia qui, cioè non, per nulla, però. Ma questo mi ha fatto nel dubbio. Lo sapevo che non devo parlare con la gente, che mi fa venire i dubbi. Flash. No, infatti pure qua ci eravamo venuti. Non è qua. Non è qua, non è qua, dai. Andiamocene da qua. L'uccello come vuole inseguirmi. Come vuole inseguirmi. Sì, il tipo delle pietre rosse. Come te non ce n'è ciò che pensavo mentre io sognavo che la mia squadra preferita, l'amor della mia vita, giocava una partita ed era favorita. Non era questo, quindi Isola delle Bombe, all'inizio che cosa ci ha dato? Ci ha dato Isola delle Bombe, antica fortezza no, banco di sabbia no. Terre desertiche ci ha dato. Però io non credo che siano le terre desertiche.
fine come si chiamano queste gemme rosse? Boh. Gemme rosse. Ma pure questo l'abbiamo girato con... Non può essere manco questo. No, non può essere manco questo. Ma due di quattro, addirittura ci sono altre due qua. Madonna. Io voglio vedere che cavolo mi dà. Ma non può essere la grande foresta comunque. Questo o è... come si chiama proprio questo? Ticarella. Proviamo a vedere Ticarella. Dovrebbe essere questo. Però io mi ricordo che era da sotto. Vediamo. Eccolo qua, infatti. Fanculo lui. Questo gemme di sangue. Le ho raccolte molto. Ok. E quindi? Le ho. E quindi? Ah, ora sì che ci siamo, ne hai raccolto abbastanza. Prendi questa magia trilot. Ma uso con attenzione perché è un potere incredibile. Per prendere la magia, una tavola sotto il in arcade è conservata in una tavola sommersa. Ah, questo è, basta. No, non è quella che abbiamo cominciato. Questa è l'isola, quella là, che c'erano i festeggiamenti. Ma, quindi solo questo ci ha dato. E ci ha dato sta magia. Che cazzo fa sta magia? Vediamo, F. Oh, porca puttana Eva, che roba è? Sì, credo che sia la seconda. Credo, credo. Finalmente Vlahovic lo segna un gol. Finalmente. C'è ancora un baule. Ma addirittura c'è una freccia da lanciare. Addirittura. Questo abbiamo letto, preso. Sì, banco di sabbia, ok.
ecco perché a che serviva questo. Per buttarmi giù. Sbagliato. Come faccio a risalire ora? Non posso. Ma sul serio non posso risalire. Vabbè. Vabbè. Non dico niente che è meglio. Sorvolo. Ma questa è la tipa che ci prova con noi. Sono molto felice di averti conosciuto. I tuoi viaggi nelle terre lontane sono davvero incredibili. Perché non mi porti a fare un giro in barca quando tornerai alla rovina di Arcadia? Certo che no. Che dovrei portarti a farti un giro in barca, non lo so. Chi diavolo sei? Ciao Umbe. È che non mi abbasso a certi schemi, pimpi, per denaro altri valori. Ah, qua c'è questa casa abbandonata. Come cavolo si sale qua sopra? C'è una scala. Ah, ecco da qua forse. No, qua faccio il giro da questo lato. Ah, doveva essere notte per andarci. Ma tanto comunque non so nemmeno dove cavolo si va. Dovremmo avere un letto da qualche parte su quest'isola per dormire. No, qua sono i topi. Ah, non la posso comprare una seconda occasione. Al promontorio della foresta. Ah no, voglio parlare con sto tipo. Le abbiamo delle liste fruttate, sono venute a visitare Ticarelle. Sapevano tutta la nostra vita qui sulla superficie. Che ci dice più un cazzo. Questo invece le rovine d'Arcadia sono... Ah, vabbè. Ci dicono più niente, si stronzi. Torniamo qua, non ci interessa. Ma sì, ma che è giorno, che è notte, non ci cambia niente, che non ci so arrivare qua sopra. Che c'è una scala, è come se dovessi prendere qualcosa e poi uscire lì con la scala. Ed ora prendo sta scala. No scala, no parti. Thank you.
Ecco, no, fa anche dormire, ma vaffanculo. Prendere un letto e dormire? No, vero? Certo, è troppo complicato. Come dice? Si dice che a nord ci sia un'isola speciale, ma dopo aver lasciato le sue coste, i suoi visitatori dimenticano lentamente di averla persino visitata. È come se quel luogo non esistesse del tutto. Veniva citato in un vecchio libro che stavo leggendo, ma mio fratello minore l'ha strappato di mano. Chissà dove l'ha messo. Dove sta il fratello di sto idiota? Quindi per regola devo andare sulla prima isola Hermit, tipo. Dove sta? Eccolo. Vai qua. Provo a dormire, ma dubito, dubito. La cerchia a naso, cosa la cerchia a naso? Ah, l'isola tutti dimenticano, boh. Tutto può essere, tutto può essere. Boom. Addirittura c'è pure una pietra che non abbiamo preso qua. Infatti non mi fa fare niente, manco qua. Ma sicuro che posso dormire? Per fare notte? Se posso dormire qua, ma dubito. Sulla capanna non mi fa fare niente. E qua abbiamo fatto tipo una capanna, no? Abbiamo fatto una capanna, non c'è più. Non c'è più. Ecco, vedo che questo mi dava fastidio.
Allora, voglio provare un'altra volta, giusto per curiosità, se ti ricordi this. O perché mo dobbiamo sconfiggere il tizio, non ci fa dormire più, non lo so. Non c'ho proprio niente, non posso fare niente. Manco a prendere sta roba a terra. Vabbè ragazzi, io direi di andarcene a letto. Mi sto addormentando pure io. Allora, scogliera, scoglio, ticarella, scogli del naufrago. È l'unico che abbiamo fatto al 100% scogli del naufrago. Se non lo trovi, come fai? Cosa se non trovo? Cosa devo trovare? Niente, non lo so, non so nemmeno come accederci a quella casa, quindi. Qua, io voglio entrare qua dentro, come cazzo si arriva lì? Questo altro ragazzo mi ha preso. Scala dove va? Ok,
secondo piano. Adesso abbiamo visti tutti. Pure noi l'isola abbiamo già da tutto. Andare qua. Vabbè. Appena arrivato sulla sinistra in alto mi sembrava di aver visto un baule chiuso. Vabbè, non c'è niente. Torniamo indietro. Allora, appena arrivati siamo qua. Dove dicevi? Questa è la barca. Ah, questo. Finita la partita. E finalmente ha segnato Vlahovic. Cioè, lo stato rovinando quel povero ragazzo.
Vabbè, ragazzi. Siamo arrivati alla conclusione anche oggi perché sto crollando. Cavolo, sono quasi le 11. Ecco perché. Ora mi è tutto il più chiaro. Vi ringrazio della compagnia. Per chi sta guardando questo video su YouTube, vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni dalle 17 alle 21, ragazzi. Quindi seguiteci, seguiteci, seguiteci. Vi ringrazio per la compagnia, vi do appuntamento a domani, Empire & Puzzle, sulle ore 11:13. Quindi ragazzi, a domani, buonanotte a tutti.